Nella sala consiliare del comune di Cosenza, alla presenza di numerosi sindaci e amministratori provenienti da tutta la Calabria, sono stati illustrati i contenuti del protocollo d'intesa siglato tra l'ANCI e l'Istituto di Credito Sportivo riguardante il bando Sport Missione Comune. Il bando consentirà a tanti comuni di accedere al finanziamento in diverse forme, che vanno dalla rigenerazione di strutture già esistenti all'utilizzo e alla creazione di nuovi spazi. Io ringrazio molto Roberto Pella, che è vicepresidente vicario di ANCI, anche il direttore del credito sportivo, perché oggi sono qui a Cosenza, sono qui per dare un'informazione anche ai colleghi sindaci, agli amministratori dei nostri comuni della Calabria, un'informazione sull'accesso al credito riguardo alla possibilità di realizzare nuovi impianti sportivi e soprattutto di dotare le città, i piccoli comuni, anche le aree interne, di attrezzature che riguardano lo sport e il benessere delle persone che vivono nei nostri territori. È un tema importante, oggi le città man mano si stanno spopolando, i piccoli comuni delle aree interne, soprattutto quelli, sta cambiando anche la natura delle esigenze dei cittadini. Nel 2030 avremo sempre più una popolazione in età avanzata, quindi abbiamo bisogno di rendere le nostre città città più fruibili, che siano più improntate a questo tipo di utenza. Ecco perché noi ci stiamo impegnando in questo senso nella nostra città, abbiamo creato diverse strutture anche negli spazi liberi aperti, percorsi benessere, adesso stiamo per realizzare un grande parco urbano che sarà un parco centrale per la città, un vero polmone verde con attrezzature ed impianti, con percorsi percettivi sensoriali oltre che percorsi benessere, e sarà l'occasione per valorizzare sempre di più il nostro territorio e renderlo più attrattivo, più competitivo. Oggi vuol dire abbiamo bisogno di città competitive, città dove si punti soprattutto alla qualità della vita e agli strumenti che poi possono consentire alle persone di vivere meglio i luoghi che abitano e di restare, perché spesso gli assistiamo anche a fenomeni di emigrazione, a fenomeni di abbandono non soltanto delle città ma anche dei piccoli centri nelle aree montane. Il primo seminario che teniamo a livello nazionale proprio nella città di Cosenza, anche per rendere onore al sindaco Mario Chiuto, che è il nostro delegato nazionale all'urbanistica e ai lavori pubblici e che soprattutto sta collaborando fortemente con gli uffici nazionali proprio per predisporre un importante strumento urbanistico tale da consentire ai sindaci di poter accedere a questi finanziamenti. Un bando che sicuramente è fondamentale in primo luogo perché mette a disposizione per i comuni 200 milioni, di cui 100 a tasso zero. Credo che in un momento di ristrettezza economica come questo, avere l'opportunità di accedere a questo bando è sicuramente un'opportunità, ma è un'opportunità soprattutto che valorizza lo sport non solo e non tanto dal punto di vista professionistico o dilettantistico, ma quello che è lo sport per tutti. Cioè un valore sociale, un valore di forte aggregazione, uno spirito che il sindaco Chiuto lo sta portando avanti con forza e determinazione sul tuo territorio, proprio cercando di valorizzare anche gli spazi aperti per renderli fruibili alla popolazione anche per fare attività sportiva nella funzione di quello che deve essere il benessere e la salute vera e propria. Questo bando sicuramente consentirà a tanti comuni di poter accedere a diverse forme, nel senso che abbiamo tenuto un bando a diciamo maglie larghe che va quindi sia sulla vecchia rigenerazione sportiva, quindi la messa a norma di quella esistente, la possibilità di fare nuovi spazi, ma soprattutto di rendere agibili i tanti spazi sportivi che oggi le città e i territori ne hanno bisogno. Ed infine sicuramente un bando che in qualche modo privilegia quelle che sono le aree interne. Credo che Cosenza abbia l'opportunità veramente di poter accedere in primo luogo con tutti i suoi piccoli comuni, ma nello stesso tempo anche con la città capoluogo. E quindi un bando aperto a tutti gli 8.000 comuni italiani. È la terza edizione, nelle due precedenti c'è stato un grande risultato, ne sono ancora più certo che grazie a questi seminari che teniamo in giro per l'Italia, diamo l'opportunità a tanti colleghi di conoscere e quindi di poter in qualche modo prepararsi prima del bando, perché ricordo che il bando uscirà ai primi del mese di settembre, si concluderà verso la metà del mese di ottobre, proprio perché i fondi dovranno essere diciamo utilizzati e finanziati entro la fine dell'anno stesso. Il bando inoltre, privilegiando le aree interne, cercherà di contrastare il fenomeno di spopolamento. Si ritorna a parlare di investimenti, e di investimenti in un settore che è importante per la vita dei cittadini e per il miglioramento della qualità della vita. Erano anni che
con la congiuntura, diciamo così, nazionale negativa, non si facevano più investimenti in questo settore. Questo protocollo aiuta sicuramente i comuni a poter usufruire delle risorse che il credito sportivo ha messo a disposizione. Una novità importante è quello che il 50% delle risorse sono destinate ai comuni delle aree interne. Sicuramente questo non risolverà il problema dello spopolamento, che è un problema molto più profondo da discutere e da affrontare, però è un pezzetto, perché se si incrementano i servizi nei comuni delle aree interne, sicuramente c'è una giustificazione in meno perché la gente vada via, e quindi bisogna incrementare le attrezzature sportive, gli impianti sportivi, come tutti i servizi, le poste, le scuole, che non bisogna chiuderle nei piccoli comuni e nei comuni delle aree interne. Questo è sicuramente un punto positivo che aiuta a risolvere i problemi. Abbiamo visto che anche al sud c'è una ottima risposta rispetto a questi finanziamenti, e nei nostri bandi il sud l'ha fatta un po' da padrone in molti casi, quindi speriamo che anche questa volta in Calabria sia così. 100 milioni di euro di mutui a tasso zero per i comuni sugli impianti sportivi, di cui 50 milioni destinati a fronteggiare lo spopolamento delle aree interne, quindi che andranno prevalentemente ai piccoli comuni e ai comuni delle aree interne. Quindi anche da questo punto di vista crediamo che la Calabria possa giocare la sua partita e attingere a queste risorse in modo ampio e soddisfacente, come già è stato in passato. Con i dati alla mano del Ministero dell'Economia abbiamo verificato che nel 2014 l'indebitamento complessivo di tutti i comuni, con tutte le banche, tutto il sistema bancario, la Cassa Depositi e Prestiti e il credito sportivo, era di poco più del 5% per impianti sportivi. Dopo l'attivazione dei bandi che abbiamo fatto in collaborazione con ANCI per questi finanziamenti a tasso zero, siamo arrivati nel 2016, dopo soli 2 anni, ad avere esattamente un terzo di tutto l'indebitamento che i comuni hanno fatto nel 2016 per impiantistica sportiva. Quindi c'è stato un incremento di 6 volte il numero di mutui per impianti sportivi, e questo è frutto di un'offerta a tasso zero che abbiamo messo in campo, peraltro testimoniata dal fatto che il 90% di questi mutui sono stati fatti dal credito sportivo nei suoi bandi.